Buonasera da Infostudio, lunedì 22 giugno, emergenza Covid, la situazione migliora stasera in Calabria rispetto agli ultimi 2 giorni, c'erano stati 9 casi di contagio, lo sapete, 12 negli ultimi 4 giorni, stasera un solo caso in più, mentre a livello nazionale c'è un basso numero di contagi, però bisogna dire che è stato effettuato un numero relativamente basso di test e c'è un basso numero di vittime, oggettivo questo dato invece, perché sappiamo insomma essere uno dei punti di debolezza, nonostante l'epidemia sia in netta frenata, della situazione generale del nostro paese. Sono 23 le vittime nelle ultime 24 ore. Ma partiamo naturalmente parlando della Calabria, un solo caso, ripeto, di contagio, un solo caso, un solo tampone positivo fra i 437 analizzati nelle ultime 24 ore. E anche questo caso è legato al focolaio di Palmi, che dunque adesso conta 9 casi di contagio. Con il caso di oggi sale a 1174, terzo numero da sinistra, il numero delle persone che hanno contratto il virus nella nostra regione. Nuovi casi, vedete uno. Dopo la risalita di ieri, quando da 30 erano diventati 36, i casi attivi, ovvero quelli delle persone tuttora ammalate, sono scesi a 33, è il penultimo numero da destra in basso, o il secondo da sinistra, se preferite, casi attivi, vedete 33. Scende il numero dei ricoverati. Dai 17 di ieri ai 15 di oggi. Oggi troviamo 12 persone negli ospedali di Catanzaro, 2 a Reggio Calabria ed 1 a Cosenza. Nessuna di queste persone ricoverate in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare, che da sabato a domenica erano aumentate da 12 a 19, stasera sono 18, 13 nel Reggino, 2 nel Cosentino, nel Vibonese allo stesso numero, 1 nel Catanzarese. Non c'è invece alcuna persona in isolamento nel Crotonese. Dopo 2 giorni è risalita anche il numero delle persone guarite. Stasera sono 1044, 4 in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda invece il dato nazionale, come ho già detto poc'anzi, 23 sono le vittime, una in meno di ieri è il nuovo dato minimo dall'impennata dell'epidemia e c'è anche un basso numero di nuovi casi, 218, a fronte però di un basso numero di casi testati. Il rapporto tra nuovi positivi e casi testati, anzi, è in aumento proprio a causa del basso numero di tamponi fatti. Dei 218 tamponi positivi rilevati oggi, ancora una volta la maggior parte, il 65,5%, cioè 143, sono in Lombardia. Oggi ci sono 21 persone in meno in terapia intensiva, adesso sono 127, mentre ricoverate con sintomi sono ancora 2.038 persone, mentre in isolamento domiciliare sono 18.472. Sono diminuiti, ma di poco rispetto a ieri, rispetto agli ultimi giorni, solo 38 in meno, mentre eravamo abituati a contarli nell'ordine delle molte decine, se non delle centinaia. Come ho detto, però, ci sono 23 morti nelle ultime 24 ore. Possiamo vedere adesso la schermata della Protezione Civile, 23 morti che fanno salire ad un totale di 34.657 i decessi. Ieri 24 persone decedute, oggi 23. I guariti, con un aumento di 533 unità nelle ultime 24 ore, sono saliti a 183.426. Il numero di totale, scusate, di persone che ha contratto il virus dall'inizio dell'epidemia è 238.720. Stasera ci avviciniamo alla soglia dei 20.000 e quindi ad andare probabilmente sotto domani o al massimo dopodomani la soglia delle 20.000 persone tuttora positive. Oggi alla cittadella regionale si è tenuta la conferenza stampa per presentare le 4 aziende calabresi che, convertendo una parte delle loro attività, produrranno mascherine di tipo chirurgico da utilizzare come presidio di protezione durante tutto il periodo della pandemia. Sapete che tra le misure, diciamo, adottate dal commissario Arcuri c'è quella secondo cui ogni regione debba avere un certo numero di aziende e un numero di mascherine, se non proprio coincidente con l'autosufficienza, simile o vicino all'autosufficienza, proprio per non diciamo, gravare poi sulla centrale degli acquisti. Le aziende calabresi che produrranno le mascherine sono di Oriolo, Castrovillari, Arena e Cittanova ed hanno ottenuto l'autorizzazione alla produzione e alla commercializzazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità e dai consulenti tecnici dell'Università della Calabria.
Calabria. Alla conferenza stampa, li vedete, sono intervenuti il vicepresidente della regione Nino Spirlì, l'assessore all'istruzione Sandra Savaglio, quello all'agricoltura Gianluca Gallo ed il professor Vincenzo Pezzi, ordinario di biologia applicata dell'Unical. Attualmente le quattro aziende stanno producendo circa 200.000 mascherine al giorno e hanno anche assunto nuovo personale. Fra l'altro i titolari hanno sottolineato che sarebbe importante che in Calabria si riuscisse a produrre anche la materia prima che occorre per realizzare le mascherine. Su questo aspetto Regione ed Unical hanno fatto sapere che continueranno a collaborare per giungere ad una soluzione che contempli l'utilizzo di materiale biodegradabile o riciclabile. Per concludere la pagina relativa al coronavirus, e questa volta ci occupiamo di economia, dall'ufficio studi di Confcommercio arriva la conferma di una frenata dei consumi in modo particolare, e questa frenata dei consumi ha coinvolto soprattutto settori come il tempo libero e la ristorazione e l'alberghiero. Bar, ristoranti, alberghi e negozi di abbigliamento infatti sono quelli più colpiti. A maggio, nonostante la graduale ripresa delle attività, la domanda delle famiglie stenta a trovare la strada del recupero. Nel confronto annuo l'indicatore segnala un calo del 29,4%, dato meno negativo se confrontato col meno 47% di aprile, ma che conferma grandi difficoltà, ripeto, soprattutto per tempo libero, alberghi, bar e ristoranti. Questi ultimi hanno visto calare del 66% la domanda, quindi gli affari, e l'abbigliamento meno 55%. Secondo Confcommercio, nel secondo trimestre il PIL è stimato ridursi del 17,4% rispetto al primo e del 21,9% nel confronto annuo. Per giugno si stima una crescita al netto dei fattori stagionali del 4,7%, che porterebbe a una decrescita del 17,2% rispetto allo stesso mese del 2019. Il presidente di Confcommercio Sangalli ha detto bene l'ipotesi di sostenere consumi e domanda interna attraverso la riduzione dell'IVA, ma non sia una misura eccessivamente provvisoria, perché consumatori e imprese hanno bisogno di certezze per programmare e realizzare scelte di acquisto e di investimento indispensabili per rilanciare l'economia che, nonostante la fine del lockdown, fatica a riprendersi. Veniamo alla cronaca. 20 anni di reclusione, questa la richiesta di condanna nei confronti di Ciro Russo, 43 anni, l'uomo, lo vedete nelle immagini, questa è la foto dopo l'arresto, che il 12 marzo dell'anno scorso a Reggio Calabria tentò di uccidere l'ex moglie Maria Antonietta Rositani lanciandole addosso benzina e dandole fuoco. Ad avanzare la richiesta di condanna nel processo con rito abbreviato in corso davanti al giudice per l'udienza preliminare Valerio Trovato è stato il pubblico ministero Paola D'Ambrosio. Russo, che si trovava agli arresti domiciliari ad Ercolano, il suo comune d'origine, raggiunse Reggio Calabria un anno fa con lo scopo proprio di uccidere l'ex moglie di cui conosceva le abitudini. L'aggressione, ne state vedendo alcune immagini, avvenne in via Frangipane, nei pressi di una scuola dove la vittima aveva appena accompagnato il figlio che le era stato affidato dopo la separazione dal marito. Russo si avventò contro la donna che era in auto da sola e, dopo aver aperto lo sportello, versò nell'abitacolo della vettura del liquido infiammabile appiccando subito il fuoco. A causa dell'aggressione da Rositani subì ustioni gravissime, finora pensate che ha subito una ventina di interventi chirurgici. Russo poi venne arrestato 36 ore dopo, le misure di ricerca vennero estese a tutta Italia, ma l'uomo non aveva lasciato Reggio Calabria, tant'è vero che venne arrestato in via Melacrino, nel pieno centro di Reggio Calabria, un giorno e mezzo dopo, mentre stava per entrare in una pizzeria. Il procuratore Gratteri, oggi ospite della trasmissione di Rai 3, del close show mattutino di Rai 3 Agora, ha parlato ancora del pericolo che insomma, l'economia intera in Calabria, ma non solo, in Calabria corre, perché molte sono le persone che potrebbero far ricorso all'usura, e dunque ai prestiti e dunque alla 'ndrangheta, per far fronte alla crisi di liquidità se i provvedimenti del governo non interverranno urgentemente in soccorso dell'economia sana. Gratteri ha anche lanciato un altro allarme. Troppi telefonini, ha detto, nelle carceri. Per parlare tra di loro, la polizia penitenziaria e i vertici delle strutture possono utilizzare benissimo il telefono. Sarebbe invece il caso di sistemare degli inibitori di segnale, perché evidentemente ancora i telefonini entrano nelle carceri e dalle carceri e con i telefonini i boss o comunque i vertici delle 'ndrine riescono ancora a far pervenire i loro ordini. È strano, ha aggiunto Gratteri poi, che nello stesso momento a Modena ed a Foggia scoppino delle
rivolte come ad un segnale convenuto, anche perché non sembrerebbe, insomma, esserci tra le due strutture un modo diverso di collegarsi. E poi ha glissato il procuratore di Catanzaro la domanda, ci ho provato, ha detto Serena Bortone, la conduttrice, sulla querela tra il ministro Guardasigilli Bonafede e il vice procuratore nazionale antimafia Nino Di Matteo sulla vicenda della nomina, della proposta o non proposta della nomina per il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Sono aumentate le denunce delle richieste di usura, soltanto i numeri verdi, presidente Stefano Fabiani, presidente di Emergenza Debiti, ci dice che le richieste ai numeri verdi sono triplicate in alcune zone del paese, addirittura quadruplicate. Che tipo di riscontro ha lei nella sua terra? Allora, intanto io, come un disprotto, già a fine febbraio e tutto marzo ho detto attenzione, questo Covid ci porterà a un aumento dell'usura. E poi sono stato inascoltato, come quando parlavo delle carceri, sempre inascoltato, e ho detto che sono due tipi di problemi accentuati dal coronavirus, cioè il lavoro nero, famiglie che da generazioni lavorano in nero e guadagnano mediamente 30 euro al giorno. Ho detto che con questo blocco non ci saranno più questi 30 euro al giorno, quindi ci penseranno i mafiosi, i capi mafia a far arrivare la spesa a casa, a dare buste di spesa a casa. E per loro, dove non c'è lo Stato, portare una busta di spesa che per noi sembra nulla, può essere 10-20 euro, però questi si ricorderanno quando sarà ora di votare e voteranno per il candidato precedente del capomafia, perché sul territorio c'era il capomafia. I ristoratori, i pizzaioli, gli albergatori sono quelli veramente in crisi, quindi quelli che più hanno bisogno di soldi subito e che si sono rivolti o si rivolgeranno agli usurati. Le chiedo, quello che è successo al DAP, lo sconto, non tanto lo sconto di Matteo Bonafede, ma l'incidente sulle scarcerazioni dei boss durante la pandemia, sarebbe stato evitato se quel punto della sua riforma fosse stato recepito? Penso di sì, cioè col senno di poi penso di sì, cioè sostanzialmente la mia riforma era basata soprattutto sull'informatizzazione. L'informatizzazione abbatte i tempi, i costi e il potere di iscrizione dell'uomo, quindi l'abuso. Io ad esempio l'unica cosa che è passata di quella riforma, erano circa 250 articoli, è stato il processo a distanza, cioè il detenuto sta attualmente, il processo si riceve per videoconferenza a Catania. In qualsiasi modo deve essere sentito il soggetto detenuto, sei indagato, imputato, testimone reato e connesso, sempre videoconferenza, risparmio 70 milioni di euro l'anno, pericolo di fuga zero, eccetera. Solo per questa riforma, solo per questo articolo, le Camere Penali hanno fatto 5 giorni di sciopero. Immagini se si fossero state approvate 30, 40... Le Camere Penali sono gli avvocati? Sì, sì, sì. C'è il problema dei telefonini, cioè le carceri italiane sono piene di telefonini. Allora io ho detto in una riunione importante dove io, la persona più piccola presente lì, gli ho detto ma che ci vuole? Mettiamo un inibitore nelle carceri, così non funzionano più i telefonini. Allora mi rispondono, ma allora come comunico le guardie? La polizia penitenziaria non deve comunicare alla polizia penitenziaria, la polizia penitenziaria deve, quando è nel reparto, comunica col direttore, con l'ufficio matricola e col comandante, attraverso il telefono come faceva 30 anni fa. E in questo modo risolviamo il problema, perché a me pare strano che una mattina alle ore 10 al carcere di Modena e al carcere di Foggia si ricordano e fanno una rivolta. Capite? Cioè dobbiamo prevenirle prima, e questo suggerimento mi ero permesso di darlo nel mese di gennaio, prima della rivolta. Secondo incendio in pochi giorni ai danni di una struttura balneare a Sellia Marina, anche se quello precedente avvenne in piena notte. Questa volta invece di giorno, tant'è vero che le immagini delle opere di spegnimento dei vigili del fuoco risalgono più o meno alle 14 di questo pomeriggio. Dicevo, oggi invece questo incendio è divampato in uno stabilimento balneare in pieno giorno. I vigili del fuoco
hanno spento le fiamme, ma la struttura, come del resto è facile, ecco questa è l'immagine ormai a fiamme spente, ma si vede come la struttura abbia subito danni molto, molto gravi. Lo stabilimento balneare peraltro aveva aperto appena una settimana fa, non ci sono stati per fortuna feriti, adesso i carabinieri hanno avviato le indagini per risalire alle cause del rogo. E un autobus con la ruota posteriore destra oggi pomeriggio è terminato in una voragine a Reggio Calabria, a Vibo Valentia, voragine che si è aperta improvvisamente inghiottendo appunto la parte posteriore di quest'autobus che faceva servizio di trasporto pubblico. L'episodio si è verificato nei pressi della rotonda che congiunge Via degli Artigiani e Viale Papa Giovanni Paolo II nei pressi del liceo scientifico Berto. Con tutta probabilità il peso del veicolo ha dato il colpo finale all'asfalto che evidentemente già aveva qualche problema di cedimento e che di schianto è finito insomma nella parte sottostante. Fortunatamente nessun ferito tra i passeggeri dell'autobus, la zona è stata transennata dai carabinieri, il traffico ha pesantemente risentito del blocco, la circolazione è stata dirottata verso altre strade per consentire la rimozione del mezzo. Adesso poi vigili del fuoco e tecnici del comune faranno accertamenti per verificare la stabilità della zona sottostante. Per questa edizione siamo arrivati infatti alla conclusione, è tutto, grazie per averci seguito, ricordate tgcal24.it e buona serata.